In questo breve tutorial vedremo come possiamo fare delle ricerche nella banca dati PubMed utilizzando il vocabolario controllato dei MeSH. Prima di tutto clicchiamo su MeSH Database sotto More Resources. Poi scriviamo nel box in alto un termine che corrisponda al nostro quesito di ricerca, ad esempio Heart Attack, ricordandoci che l'unica lingua della banca dati è l'inglese. E clicchiamo su Search. Troviamo il termine MeSH Myocardial Infarction. Per capire se è proprio il termine che corrisponde al nostro quesito di ricerca, possiamo leggere la nota esplicativa e sapremo di cosa parleranno gli articoli che troveremo usando questo termine. Una nota ci dice che il termine è stato introdotto nel 1979. Se lo utilizziamo per costruire la strategia di ricerca, non troveremo articoli più vecchi di questa data. Sotto la nota esplicativa troviamo un elenco di subheadings. Sono dei qualificatori che ci permettono di rendere ancora più mirata la nostra ricerca. Se non ne scegliamo nessuno, verranno cercati tutti, e questo va bene quando un argomento ci interessa in tutti i suoi aspetti. Ma se ad esempio volessimo concentrarci sulle cause e sulla prevenzione dell'attacco di cuore, potremmo selezionare Etiology e Prevention and Control. Per essere sicuri di aver scelto i subheading più adeguati, clicchiamo sulla voce Subheadings. Si apre una scheda in cui viene spiegato il significato esatto e l'utilizzo corretto di tutti i subheading applicabili ai termini MeSH. Dobbiamo poi decidere se cercare il termine come major topic, cioè come uno degli argomenti principali trattati negli articoli che troveremo con la nostra ricerca. È una scelta che conviene fare solo se si sa già che c'è molta letteratura sull'argomento che stiamo cercando, oppure se abbiamo bisogno di leggere solo qualche articolo per farci un'idea. In tutti gli altri casi, converrà lasciare la ricerca più ampia e semmai restringere in un secondo momento. Dobbiamo anche decidere se esplodere o no il termine. Questo fa riferimento alla struttura gerarchica del vocabolario, che parte dai termini più generici per scendere in termini via via sempre più specifici. Se facciamo scorrere in giù la pagina, possiamo vedere che il nostro MeSH è più specifico rispetto a Myocardial Ischemia, che è sopra, ma più generico di una serie di altri termini MeSH che si trovano sotto. Se non esplodiamo, non cercheremo questi termini più specifici, ma solo myocardial infarction. La prima volta che cerchiamo un argomento, è meglio lasciare la ricerca più ampia per non escludere troppi articoli che potrebbero risultare utili. Possiamo sempre restringere in un secondo momento. Facciamo scorrere di nuovo in su la pagina e consideriamo gli entry terms. Sono dei termini collegati a quello che abbiamo scelto e ci fanno capire il vantaggio di usare il thesaurus della banca dati. Ad esempio, se un autore nell'articolo ha utilizzato il termine myocardial infarct, noi troveremo comunque quell'articolo utilizzando il MeSH myocardial infarction. Con un unico termine prenderemo tutte le varianti e i sinonimi, risparmiando tempo e fatica e senza perdere articoli utili per la nostra ricerca. Alla voce See also, ci viene suggerito un MeSH su un argomento simile. Se vogliamo, possiamo esplorarlo cliccandoci sopra. La scheda di questo MeSH ha la stessa struttura di quella che stavamo esaminando. Ora torniamo con il back del browser su Myocardial Infarction. Dunque abbiamo deciso di selezionare due subheading Etiology e Prevention and Control, di non restringere a Major Topic e di includere anche i MeSH più specifici. Lasciamo quindi queste due ultime voci senza flag. Fatte le nostre scelte, clicchiamo su Add to Search Builder. Nel box in alto a destra compare ora la nostra strategia di ricerca tradotta nel linguaggio della banca dati. I due subheading verranno cercati in alternativa con l'operatore booleano OR. Ora che abbiamo impostato la ricerca, possiamo lanciarla cliccando su Search PubMed e arriveremo direttamente ai risultati recuperati nella banca dati.